Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con The World Ends With You Final Remix. Allora, io direi di proseguire. Nello scorso video abbiamo completato il giorno 3 e adesso dobbiamo andare siamo nel giorno 4 con Joshua, dobbiamo andare verso Udagawa. Ora io Udagawa che sia Udagawa, boh, perché qua ci sono le sigle, ma Udagawa non so che sigla possa avere. Allora vediamo, comunque non ci dice niente il nostro Joshua, no, qua sarà magari un po' problematico, anche perché dobbiamo girarci un po' a cazzo. Vediamo ramen, c'è il cosmic, ha già chiuso, è durato un episodio a East. Vediamo Udagawa Shibuyuku, noi siamo a Shibukyu che è qua, perché è Dogenzaka. Quindi vediamo un attimo negozio, qua non c'è niente, dispiace, trovato qua. Stiamo tornando indietro, il crocio pedonale, ok, abbiamo fatto il giro per di là e non è servito un cazzo. Cato di Achiko, da qui no, perché si va nella metropolitana, che non dovrebbe servire. Oh, un demone. Per esempio, quando c'è un demone vuol dire che c'è una barriera. E potrebbe essere la scelta giusta. Ma è un po' merda. Non ci parla il demone. Allora mi sa che è ancora troppo presto. Andiamo di qua. Vediamo. Un altro. Cazzo. Questo parla. Una più sexy. Rumore numero 59. Aspetta, mo vediamo un attimo. Ha detto di impostare su facile. 59, non ce l'abbiamo neanche. Cazzo. Allora, andiamo su facile. Sarà nei pressi qua, perché sennò non ci direbbe di mettere su facile. Allora vediamo. Potrebbe. Allora vedo solamente quelle del corvo e solamente. Allora, vediamo un attimo se troviamo la direzione giusta. Dunque abbiamo il marchio debole, ma non importa. No, questi non mi sembrano volti diversi. Anzi, quindi via, bella lì. Ammazza prima il canguretto perché è problematico. Buona. A difficoltà facile, guardate, non hanno resistenza. Non hanno, cioè, la difficoltà a facile non esiste proprio. Allora, no, mi sa che non è questa i nemici giusti. Non so il numero 59. Perché non me lo ricordo il numero 59. Non so chi. Bello il melone ardente qua. Molto figo, molto ganzo. Bene, morto. Vediamo se è nelle spille dei corvi. Tra i rumori dei corvi, scusate. Eccolo. Allora può essere lui. Vaffanculo. Può essere lui e io ho fatto subito così. Tanto dovrebbero morirci praticamente tutti con la combo, se arrivo almeno a un buon 3-3,5, perché ripeto, difficoltà facile. Non c'è gusto coi boss, perché, cioè, meglio, anche i boss sono problematici, ma non c'è neanche quel senso di sfida come ho avuto io col primo boss della week, che mi ha dato molto problemi al di là dei comandi poi. Quindi ecco morti. Due spille mi hanno dato. Speriamo che siano le spille giuste. Perché insomma vorrei cavarmi il prima possibile. Perché purtroppo odio quando c'è il drop dei nemici. È una cosa che io detesto assolutamente. Perché va molto a culo. Va solo a culo. E non
c'entra neanche la mia bravura di dire ok, mi metto qua, battaglia di... No, non metti a culo, batte un nemico 10, 100, 1000 volte finché non ti droppa l'oggetto. E di sexy, ottimo. Di sexy, più sexy. Torniamo a normale. Abbiamo digerito il food, ottimo. Direi anche qua, ottimo. Ce l'ho. L'hai eliminata. 5000 yen. Andiamo a MX. Vediamo qua c'è qualche negozio nuovo. Ah no, qua sono quella lì, potenziamenti di Shiki, ma niente. Un altro demone. Da 4 riduzioni. Bene. L'avevo appena fatta prima. Tocca rifarla. 1, 2, 3 e 4 riduzioni. Buona. Ammazziamo tutti anche qua. Così intanto facciamo anche esperienza. Oh, mamma mia. Esperienza di spille, e che fa sempre la sua porca figura, Bella, bella, bella. Guardate quanti meloni. Quanti meloni. Buono. Che tra le pietre mie di Joshua facciamo un bel falò di nemici. Bella. Bella, molto bella. Guardate qua, guardate che roba. Oh, bene. Via, via, buono. Buono, 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 ottimo. Ottimo, ma anche te, tesoro, vuoi morirci? Benissimo. Non è per cattiveria, però dovresti, perfetto, andato. Allora, primo. Abbiamo ancora 3 riduzioni. Okay. Comunque il design dei nemici dopo tenderà un po' a ripetersi. Come vedete, alla fine qua i granchi cambiano semplicemente colore. Ok. Però non mi sento neanche di bocciarla come cosa, perché è un qualcosa di visto spesso nei giochi di ruolo. Io ho memoria tipo anche di Blue Dragon, tipo quando ho giocato Blue Dragon su 360. Io parlo del primo Blue Dragon, non poi dei capitoli seguenti / spin-off usciti su DS. Io dico quello per 360, che c'era la cacca di Arale, del resto il disegnatore era Toriyama, per cui cosa, insomma. C'era la cacca rosa, la cacca di metallo, la cacca d'oro, il re cacca. Quindi non mi sento, che alla fine era una reskin, cioè nel senso era sempre la cacca, aveva statistiche diverse come si confà a ogni GDR, ma era una skin diversa, un po' come anche su Dragon Quest con gli slime, no? Lo slime verde, lo slime di metallo, lo slime blu, insomma. Quindi non mi sento di criticarla come scelta, quella di aver inserito più nemici cambiando la skin e praticamente, vabbè, ha cambiato anche l'attacco, poca roba, però non mi sento di criticarla come scelta, quella fatta dalla Square in tempi con The World Ends With You, perché mi sono circa 130, ok, vedendo che poi magari alcuni si ripetono cambiando skin effettivi, però circa una settantina, circa metà, perché insomma i cori avete visto che sono due colori per ora, mi pare che siano di più, le rane pure, sì, ok, cambia l'attacco, cambia l'esecuzione, però quello è il nemico. Pendolo pop, combo, ok, livello, forse si evolve, evoluzione, oddio, non ne ho idea, comunque giornata di evoluzione di spille oggi. Allora, pendolo pop contro lo andiamo a vendere, vediamo anche una di sexy, questo si può evolvere, può evolversi, magari tengo entrambi perché metti che una non si evolve, almeno c'ho l'altra. Lancia purezza, non può più evolversi, è uno spazio vuoto. Dai, gli spariamo purezze. Il Reaper ci farà ovviamente passare. L'è eliminata. 5000 yen. Ok, andiamo Tipsy Tall. Ok, siamo nella parte giusta, mi sa. Metallari e demoni. Ignorarli? Ignoriamo?
acqua. Qualsiasi suono può scuotere l'aria, la mia voce scuote il cuore. Ok. Allora, noi andiamo, andiamo a stride. Ah, questo è Team Pin. No, no, dai, non abbiamo tempo da perdere. E qua? Cosa vogliono? Vediamo. Dipende. Vediamo, io dico certo, andiamo a vedere cosa c'è. Ma no! Pezzo di merda. Devo farmi i fatti miei. Allora, penso che non potevamo passare a prescindere, cioè che come mi avvicinavo magari mi dava il blocco. Non sono sicuro perché non me lo ricordo, sinceramente. E penso di averci parlato anche la prima volta che ho giocato al gioco, un po' per curiosità mia da player dei GDR, un po' perché mi andava di farlo. Non mi ricordo l'esito qual è stato. Col di Spagna. Ah sì, mi ricordo sta missione. È incasinatissima, cioè non è lunga, però è una rottura di coglioni. Sentimento di difesa, 10.000 yen, 10.000 yen, 10.000 yen, 5 yen. Quei 5 yen mi danno un po' sul cazzo. Allora, mi andava col di Spagna. Madonna della Colo di Spagna! Perché io un po' mi ricordo il gioco, quindi effettivamente, però in una blind run non so se lo ricorderebbe. Allora, il microfono. Di BJ. E poi il furto. Chiamata sospetta. Kadoi City, uno. Molco è andato l'altro e l'altro è a Col di Spagna. Ok, allora, però l'hanno chiamato da una cabina. E la cabina è Molco. Però, iniziamo da Col di Spagna, perché è qua. Cosa da dirci? Intanto guardate che compro un paninazzo. Attacco 2, attacco, coraggio, dai, attacco. Attacco mio, wow, uno nuovo, attacco di 3. Mi manca peperoncino e carne, prima scelta, e qua attacco. Quindi, un bel panino per me.
e un panino da mangiare al buon Joshua. Allora, panino, tanto ce l'ho già, PF più 8 e sì, servo meglio. E sincro, difesa più 1, no. Attacco, dov'è l'attacco? Coraggio, andiamo, andiamo coraggio. Il coraggio con un bel gelatino. Ma di qua si va molto, tutto qua attaccato, meno male perché stiamo a fare su e giù. Allora, hai un alibi? È una domanda? Scusa. Ma non sono così felice. Ok, andiamo a Molco, dove appunto c'è il terzo demone. Oh, i nostri amiconi. Super evviva, mamma mia. Ma e zio Jojo? Perché zio Jojo? Sota. Sota e Naus, ci aveva anche detto qualche, forse nei primi video. Sì, era la missione delle spille. Necchi. Sì. Cari, sono anche sono anche simpatici. Carini. In questi giochi quelli carini muoiono sempre. Guardate Rhyme, poverina. Un regalo. Quello che ha vinto il torneo, eh sì. Vi ricordate, no? Quando aveva perso anche Neku, ma aveva vinto lui perché aveva, perché Josh aveva truccato le spille dell'avversario. Josh. Quindi Jojo. Ah, Golem di Team Pin, alias la spilla eroe. Peccato che le persone non riescano a vedere oltre il giocattolo. Questa bellezza è fatta d'oro vero e io la rivenderei. Gratis uno spazio vuoto, lo psico della spilla, che non dice quale sia. Quindi sapete cosa? Io la metto. Cazzo, tolgo. Dai, la barriera per ora. Mettiamo Golem di Team Pin. Attacco 46, un utilizzo. Dopo 8 secondi, utilizzabile per 6. È una spilla di classe B, quindi classe abbastanza alta. Terremoto, vedete? Di fianco, yeah. Questa spilla non può evolversi di velocità piuttosto lenta. Potenza S, utilizzi N, attivazione S.
Vediamo subito intanto la cabina. Eccola qua. Ui. La fotocamera. Avete visto? È una funzione del cazzo, molto inutile, fine a se stessa, però serve per la missione. E sì, è una cagata, lo so, però che vi posso fare. Quindi all'1.55, 5 minuti prima, c'era microfono e cellulare. Il cellulare che aveva perso il demone rosso e il cellulare che ha trovato BJ, il demone vestito di nero. Alle 2:02 BJ aveva il cellulare, però lì c'era anche un megafono. Comunque, a parte sta cagata, dunque l'1.55 c'era il microfono e il telefono. Però andiamo a rivedere le foto in modo che Neku triggeri. E alle 2:02 le BJ va via col telefono, non si vede già il microfono, non si vede già, sì, il microfono, ma c'è il megafono. Allora, torniamo indietro. Allora, dunque, BJ, dove è andato BJ? Dove cazzo era andato? Merda. Ma dobbiamo tornare dove la 777 era andato, mi pare, no? No? Oddio, l'ha anche detto dove era andato. Io non me lo ricordo già più, perché sono stupido. E quindi ci posso. Allora, torniamo da... Allora, intanto andiamo da 777, vediamo se magari si è riunito lì. Vediamo se... No, dobbiamo andare a triggerare... triggerare anche BJ. Andava in incrocio? No, dov'è che... L'ha detto, non ricordo più. Non lo ricordo più. Comunque è qua nei paraggi, sulla mappa... Non è, cioè, okay, non è piccola, ma neanche enorme da dire. Ok, eccolo qua. Allora, eccoci qua, mio caro BJ. Ah, era la East, ok, allora. Il microfono. E un alibi. Dovinza. Perfetto.
se devono tornare da loro. Perché in teoria, so che sono tutti, tutti là, possiamo, credo. La sfida di chissà chi è il compositore. Allora, direi di tornare un attimo da 777 a questo punto per organizzare le idee e vediamo, perché abbiamo le foto con l'ora effettivamente, quindi potrebbe tanto io sto girando a vuoto, mi sa, sì, perché io mi perdo. Potrebbe essere decisivo. Se devo essere sincero, ragazzi, però non mi pare che finisca così facilmente la quest, però non mi ricordo sinceramente, quindi vi direi una bugia. Intanto ho sbagliato strada per l'ennesima volta, porca di una puttana. Che cazzo, odio quando mi perdo nei giochi, in questo gioco mi perdo ancora di più. Allora, andiamo di qua, MX da qui tutto a... che poi dovrei saperlo a memoria la mappa invece. Di Spagna e siamo qui. Allora, invece sì, bastava tornare indietro. Non poteva essere BJ, quindi. C'è il telefono del tizio in rosso, giusto? La foto delle 55. Eccolo qua. Ritenno. Quindi lui non ha detto che era sopra la cabina, perché lui doveva nascondere
che era andato alla cabina per chiamare la ragazza che ha dato due di picche. E questo è stato molto vago, nel cioè col di Spagna. Ha mentito perché ha ricevuto due di picche dalla ragazza. Esatto. Ecco. Giusto. Ho preso il microfono. E c'era un megafono. E chi è che usa il megafono? Sì. Chi è che usa il megafono? Avete capito? Nessuno di loro. Esatto, lui. Perfetto. E la missione è finita. Molto noiosa come missione. Nulla di che. Però insomma. Ragazzi, la missione finisce qua. E anche il video di oggi, perché comunque siamo sulla mezz'oretta andante. Quindi, se il video di oggi vi è piaciuto, spero di sì. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.